Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Di Nuovo. Ora siamo qui a giocare con Alessio con l'Impero Azteco. Abbiamo appena cominciato a conquistare anche roba qui nel canale di Panama, che se non sbaglio c'era qualche missione che dovevamo andare qua, ma non mi ricordo dove stava, vado a cercare subito. No, queste sono troppo avanzate, sicuramente non sono queste. No, 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 non sono queste qui. Non devi essere primitivo. Raga, non esiste una missione che devo prendere sta roba a Panama, quindi andiamo a prendere dove ci pare a noi. Quindi che possiamo fare? Non prendo la roba intorno a Guamar. Vediamo se trovo roba un po' più sviluppata. 3, 3, per forza 3, ragazzi. 3, 3, è questo che passa al convento, è 3. Poi la giungla, se non sbaglio, c'è un malus alla colonizzazione. 5, 5 ragazzi, 5 in Colonial Mexico qui, ok, va bene, quindi quella è la miglior colonia che possiamo fare. Questi 2000 scarzoni che sono rimasti qua li mandiamo qui. Ok, poi dobbiamo cominciare a ammazzare gli indiani, No, perché c'ho quel colonist che mi arriva con queste riforme religiose. Oh, gli spagnoli ragazzi, cominciamo a vedere gli spagnoli, questi sono gli esploratori, tra poco cominceranno anche a colonizzare. Appena possono colonizzare ci possiamo riformare. Quindi dobbiamo, tra virgolette, anche provare a confinare con gli spagnoli. In quel momento possiamo recuperare tutto il divario tecnologico che abbiamo. Se ci proviamo a conquistare qualcosa siamo finiti. Siamo proprio finiti. Fammi vedere se riesco a vederla a Spagna. No, mi sa che manco so chi so questi, capito? Non hai scoperto Castiglia, ragazzi. Loro scoprono te, ma tu non scopri loro. Niente. Niente, sono stati troppo veloci i selvaggi. E io ci rimando. Ah, ok, ammazziamo i CC Mega, vediamo se, ci spo se si spostano. Full annex. Full annex, ragazzi. Non si spostano. Ok, finiamo tutti e due gli ultimi assedi. Oh, questa era la scusa per continuare a conquistare. Andiamo a cercare Ostregone, ragazzi, e quando becchi poi da Bastardum. Così si impara. Ragazzi, qui è un casino, ma quanto ci vuole? 42%. Un po' di manpower sta a tornare, eh? Intanto siamo qui a convertire. Ci manca l'Enka. Ah, erano gli misti, Mischito? Boh. Vabbè, mo sono Nahuatl. Niente, non ci siamo. Ok, sugli Altecas, perfetto. Manca solo uno dei vassalli di questi qua. Questi ancora non si arrendono. È morta l'imperatrice Montezumina. Vabbè, in realtà Montezumina sarà la prossima imperatrice vera. Ovviamente il nome deve essere Montezumina. Dai, sì, che domo fa? Sì. Vabbè, famo un omaggio a Quetzalcoatl. Sganci qualche soldo e t'abbassa Doom. 42%? Niente. Niente, ragazzi, è una tragedia. Senti, ma questo quindi gli possiamo fare. Così dobbiamo fare. Senti, posso anche finirla così. Vediamo se questo Moro se si sposta, senza che spreco tempo a fare sta assedio. È morto, è morto. Guamar continua a essere un vassallo di Tonala. Ok, però ho fatto la missione che mi interessava. Ok, allora. Le province dell'Ana c'hanno sto bonus. Mi prendo qualche soldo, ok. Mo devo fare la stessa cosa qui nel Messico. Finisco lo Yucatan e poi finalmente posso fare quelle serie, ragazzi. Quelle serie con un sacco di soldi. Vabbè, com'è quella che mi interessava. E in realtà qui. Modify the Rise of Montezuma per un altro punto monarchico da coso. Mazza. Mazzaro. Country name diventa Aslan. Va bene. Comunque, posso fare un center of trade. Con tutta questa inflazione magari si potrebbe anche abbassare. Ma quello dell'inflazione non si può mettere. Cioè, non esiste quello dell'inflazione, non lo troviamo. Che facciamo tutti i call che dobbiamo fare. Riunifichiamo gli eserciti insieme a questo qua, li riorganizziamo un attimo.
Ok, mo chi manca? Manca praticamente nessuno, sti quattro qua sotto e gli indiani nuovi qua sopra. Quindi con questi soldi in realtà posso fare... famoli i mercati. Posso togliere terra, però poi litigo con i Tlamazeguac. Quindi come va? I separatisti vabbè, quelli dell'esercito questi prima. Ammazzo il Countryside Sorcerer, ragazzi. Così si impara a fare impiccichi e magie. Lo ammazzo, sto a 10 di Doom. Questi continuano a non pagare, ragazzi. Questi continuano a non pagare. Macello. Ma quello dell'inflazione? Ma lo sanno che è l'inflazione, l'Aztechi? Diplomatic Reputation. Famo un Diplomatic Reputation. Questo Malazinka se vuole sposare. Ma Malazinka mi fa sprecare uno slot. E se Malazinka mi chiede il matrimonio vuol dire che già mi vuole bene, quindi non c'ha senso farlo. Mori. Ok, eccolo qui. Ma guarda, in realtà se ne separo 10 già li posso mettere a Città del Messico. Ok. Bene, bene, abbiamo fatto praticamente tutto quello che potevamo fare. Mo' abbasso questi ultimi 10 punti di Doom in qualche modo. E si urla. Ok. Uno del mercantilismo permanente. Ok. Quindi senti, direi che gli eserciti possono pure diventare da 14 se possibile. Quindi questo già è quasi fatto. E poi cominciamo a modificare pure gli altri. Ok, è tutto sorvegliato. Qui non c'è niente. Qui vabbè, appena mi fanno il tempio, ricordiamoci di fare missione. Niente, manca un tempio. Nessuno costruisce un tempio dei miei vassalli o della gente così a caso. Allora, vediamo. Niente, l'inflazioniere non arriva. Niente. Ragazzi, ma non può arrivare l'inflazioniere forse se sei primitivo? O mi sta di particolarmente zella? Niente, ragazzi, non ci sta. Vabbè, come va a sprecare i punti amministrativi per abbassare l'inflazione? Senti, mi sa che mi conviene proprio fare national focus sui punti amministrativi, in realtà. Ok. Qui c'ho due conversioni da fare. Penso che mo' ho superato. Sì, purtroppo ho superato stavolta. Quindi nei miei state più sviluppati. No, anzi, states. Development. West Yucatan. Mancherà doppio gore. Ok. Ah, non si può fare se non c'hai ancora i punti di riforma governo. E allora niente. Allora niente, ragazzi. Abbasso l'autonomia dove si può, così magari si può mettere l'altro editto. Sta compagnia mercenaria sta proprio rovinata. Qui posso cominciare a fare 14. Ok. Cartemal. Ok, Cartemal. Mi sa che ho beccato subito. Incredibile. Cozzozil. Ok, questi li prendo tutti e due una botta. Questi li prendiamo tutti e due una botta. E abbassiamo gli ultimi punti di Doom, credo. Attiviamo questo forte, così questi non si vanno a spostare, credo. Questi continuano a non pagare, vabbè. Ok, dai. Qui facciamo così, ammazziamo questi. Questo spegni il coso dell'attacco dei mercenari e fai che tutti i cosi sono assediatori. A proposito, dammi i punti amministrativi. Ok. Qui ammazziamo sti tre.
Ok, qui ne lascio uno solo con l'aggancio. Allora, in realtà li mettiamo tutti col focus. Ok, vediamo se qualcuno... Ah no, me odiano tutti. Mi odiano tutti. Vabbè, prima finisco sto assedio allora. Quindi intanto faccio questo. Ok. Beh, in realtà dovrei andare al contrario, eh. In realtà dovrei andare al contrario, perché questo è l'obiettivo di guerra. Senti, ma quelli che invece non ce l'ho ancora, tipo questo è alleato di qualcuno che... Totonac, chi è Totonac? Vaffanculo, niente. Qui devi sperare che non viene Totonac. No. E invece quest'altro? Questo è rimasto da solo, quindi quando posso attaccare lo attacco. Questo è un casino, vabbè, al massimo ammazzo Totonac, ragazzi, perché sennò ritorna ad essere indipendente un'altra volta. Sozil quanta gente vuole? 9. Qui ce ne ho mannati 4. Più 5 sono esattamente 9. Non bastano. Ok. Qui faccio il decimo, ma poi mi fermo. Ok. Guarda, sto forte lo può già rispegnere. Ok. Qui non ho preso nessun forte, spero. Ok, i correre li abbiamo quasi finiti. Lenca parte del patrimonio. Certo, mo, magari dovrei darmi una regolata qui, eh. Advisor costa 25%. Sì, qua un po' cazzi miei mi dovevo. Questi li posso prendere tutti e due come tributari, quindi diciamo che sta guerra è easy. C'è nessun problema qui. Ecco, allora sti cor che sto a fa qua li lascio in... 1090 per fare la tech 5. Strappo un po' con i cannoni. Early prestige, dammi un early prestige. Ok. Ho sbloccato i cavalli, Ho sbloccato i cavalli. Central American Horseman. Quindi potrei fare un paro di cavalli. Allora, vai a cercare. Vai a cercare il coso. Lo stregone. Però stavolta il Doom sta a 0, quindi va bene così. Se il Doom sta a 0 posso cominciare a rifare i deck. Tipo questa. Che col passaggio del tempo cominciano a costare di più, ragazzi. Quindi a un certo punto c'ha pure un po' senso farle. Poi gli chiedo il contributo ai nostri ragazzi dei burger. Così risparmio un po' sui marketplace. E dove stanno i marketplace? Facciamo il mercato. Qui sto a far core. Qui non ho preso manco un mercato. No, c'è sta Chag Dual qua. Ok. Sto perdendo un sacco di soldi. Abbasso la corruzione. Oh, e se aumenta la corruzione sti cazzi, tanto poi non c'è niente da fare. Ok. Quindi ho fatto un po' dei mercati, ragazzi. Cominciamo a fare qualche soldino. Oh, raga, ma quando va a finire di così, 92% dall'evento, perché hanno subito due riforme questi. Diciamo che più tempo stanno con te, più c'è se becca il nostro malus a riforma. Ecco, questi si sono spostati. Sarebbe da mettere un'altra colonia qua e poi attaccarli, così le prendi tutta la costa. I sordi, ottimo. Convertita in un'altra provincia. Ricontrollo se posso fare la missione del clero. Eccolo, eccolo. Quindi 59, devo sviluppare l'Axala due volte con local dev. Ok, e con questa amicizia qui posso fare i templi che danno meno 2 di local unrest e 10 di tasse in più. Forever ragazzi, forever. 55 di sviluppo in queste province. E recuperiamo subito il problema della governia incapace, quindi andiamo subito qui di corsa. Qui facciamo un po' dei punti militari. Quindi noi facciamo 1, 2, 3 e 4. Fate of the Alliance. Io faccio la 2, ragazzi. Mi mantengo l'Alliance. E perdo il malus della governing capacity qui.
quindi ottengo più 100. E in realtà quel malus del meno 50 da 100 diventa meno 25. Quindi io credo che adesso al momento, chissà come funziona l'ordine di applicazione di questi malus, però insomma, mo dovrebbe aumentare un bel po' la cosa. La nostra capitale prende uno di sviluppo casuale per ogni subject. I subject, anche se sono infedeli, ce l'ho, sono una cifra subject. Quindi adesso Messico sta a 20 di sviluppo, 35, ragazzi, 35 di sviluppo. Abbiamo preso 15 di sviluppo così. Abbiamo. Beh, qui. Insomma, è arrivata la governi incapaciti. È arrivata, non è che ne è arrivata. Quindi qui abbiamo risolto questi problemucci. Attenzione, attenzione. C'era una missione che devo aver sviluppato a bestia a Messico? Sì, però qui c'eravamo 3 edifici e 20 di sviluppo. Beh, 3 edifici. Ma uno lo sto a fare. E il castello c'è? Ragazzi, appena faccio il tempio, qui si può fare anche qua la missione. Non rompi i maroni, tanto il Doom non ce l'ho. 25 punti militari per un po' di prestigio, questo va benissimo. 3 core. Tutti mischiati, evidentemente, perché non mi ha fatto fare doppi core. Ok. Rebel Uprising. Ok, a Tzotzil l'ho vinto. Quindi mette de ando de pari. Tzotzil mi diventa un Force Religion. Mesoamerican Tributary, me dai soldi. Mi togli qualche claims. Ok. Non c'ho il diplomatico. Chi è? Se la cliccavo dopo potevo beccarti 2 punti di sviluppo qua la missione. Visto che stavo a prendersi due. Vabbè, dai. In un posto solo aumenta l'autonomia. Ma sì, dai. C'ho troppa poca manpower per mettermi a litigare. Ok. Ah, questi devono andare qua. Però aspetta, mica tutti. Ne bastano 3. Gli altri possono ballare perché ho pure la missione del 15% di professionalismo. Tzotzil Jakaltek. Ok, non è vero. Questi si mettono a ballare. Questi si ammazzano i ribelli che stanno qui. Molto bene, ora manca l'ultima cosa, intanto sto pure a prendere i soldi dalle War Taxes. Ammazzo i selvaggi, insomma ci ho lasciato sopra apposta la Free Company. Ragazzi, che la butti a fa Free Company è fortissima. Tonala, se voglio a un certo punto spezzo il contratto e ammazzo il suo vassallo. Tiè. Tiè. A bassa autonomia, qua già c'è, abbassa l'autonomia, qua è l'ultimo core che sto a fare. Aguachil, ok. Che già c'era il doppio core, quindi perfetto così. E già c'era pure il coso. Tempio non si può fare, eh. Però aspetta, posso fare la manpower, la devo fare a Messico, ok. Perfetto. Poi le altre province non è proprio worth, quindi la faremo solo lì. E con 3 edifici ho fatto questa missione. Ragazzi, ho fatto questa missione, quindi mo finiamo pure questa qua. Perché ho 3 edifici, 20 di sviluppo. Prendo la città di Tenochtitlan, gli arriva un altro bonus, 50, 0, cioè 0,50 del local prosperity growth, meno 5% del local development cost. Se non c'è l'università, compare un'università. Città del Gold, già l'abbiamo fatta, tolgo della terra gli state, 15% local construction time più building. Centro della Luna, 5 edifici a Tenochtitlan, vabbè, questo comincia già diventa un po' più complicato. E invece qui devo fare 5 religious ritual, ok? Quindi qua ci vogliono almeno altri massimo 20 anni, spero. Gli inquisitori mi danno tonalli a ogni livello. Quando fai Old Religious Festival tagliano gli inquisitori. Vabbè, non è che sia proprio la quest fondamentale quella, eh? Non è che sia proprio la quest fondamentale, magari leggo. Ho vinto. Moran, tiè. Facciamo Force Religion. Mesoamerican. Togli i claims.
E mi dai più soldi così? Vabbè, senza claim, quanti soldi mi dai? Ok, 10. Va bene. Quindi anche tu sei un mesoamerican, ragazzi. Aspetta un attimo, qui mi sono dimenticato di mettere punti amministrativi e punti amministrativi. Ok. Oh, ci siamo, eh. Ci siamo quasi, ragazzi. Ci siamo quasi. Ciampa Farm, là. Devo fare qualche altra roba sicuramente. Maze. Maze devo ammazzare. O i mixtec, o mi devo annettere questo, mi devo mettere questo qua. Ok, mi manca due province. Due province ho fatto la Yucatan Peninsula. Qui tre cose col cacao mi servono, mi sa. Due building. Mamma mia, 500. Va bene, ancora manca però, eh. Ancora manca però. Allora, lì abbiamo un privilegio che si evolverà appena io ho 15 di cose di professionalismo. Quindi io tolgo questo dei consiglieri aristocratici e mettiamo questo privilegio, ok? Mettiamo military culture. Che non esiste, quindi ne arriva uno nuovo, ok? 10 manpower modifier e 15 local defensiveness. Bene, bene. 15 di professionalismo. Quanto so che sono tipo 30 anni? Ah, ma siamo molto vicini. Ma siamo molto vicini. E posso fare tranquillamente un nuovo generale, arrivarci e prenderlo subito. 4000 manpower arriva, 10 di manpower in più, 15 di local defensiveness. Già posso fare questo. I tonnalli che guadagniamo dalle, cioè dagli ammazzamenti in battaglia aumenta di 40. Tolleranza di true fate per 20 anni. Ok. Qua ci vogliono le caserme. 12 punti militari al mese. Ci devono armi reformer livello 2. 50.000 cristiani, 30 di professionalismo. Military Culture Privilege Modifier diventano 50% più forti. Ammazza! Oh. Ok, qua intanto mettiamo Military Culture. Ok, questo lo mettiamo right now. Così prendo Manpower e Local Defensiveness. Ok, che è sbilanciato, ma sti cazzi, sta partita se la famo i nobili proprio a cannone, proprio boom 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 boom, proprio così. Quindi 10% local, cioè del Manpower, insomma non si butta, eh. Allora, che dobbiamo fare? Manpower, abbasso il Doom, non faccio niente. Vabbè, ammazzo quello accusato. Tiè, basta. Così si impara. Chi è? Doom? Dammi i punti amministrativi. Ok. Taiwan. Dov'è? Sono scomparsi. Va bene, comunque i Burubei ce li dovrei vassallizzare, ma quanto è sto? 75, madonna. Questi li devo annettere. Ok, cominciamo gli ad annettere. I Purupecia. Annex. Royal Marriage lo famo il mese prossimo. Se si può, eh. Si dovrebbe poter fare perché mo questi non sono più disloyal. Ok, quindi mo devo solo aspettare che ritorni a coso. Così mi dà pure qualche soldo sto ragazzo. Ok, Royal Marriage. Perfetto, adesso stiamo tranquilli per un pochetto. Dobbiamo solo aspettare di attaccare questo qui. Xinowagwe l'abbiamo convertito. Senti, ma i subject? I subject sono tutti azteghi? Tranne quelli che non sono riuscito a convertire. Ah, questi? Yitza? Yitza e i Jorti? Ah, i Jorti. No, questi non posso. Questi quasi, eh. Yitza li posso pure annettere perché sono vassalli. Dai, mandiamoci i poliziotti locali senza avere usato i punti amministrativi. No, perché mi sarei un po' rotto di consumare tutti questi. Fatto. Ah, ok, gli edifici la Città del Messico. Quindi più prosperità, sconto allo sviluppo. Arriva un'università a Città del Messico. E questo vuol dire che praticamente è un altro sconto del 20% allo sviluppo, ragazzi. Città dell'oro, tolgo terra, nessuno lo usica, però togliendo questa terra. E città di Tenochtitlan migliora ancora.
Quindi ragazzi, qui abbiamo Città di Tenochtitlan, meno 15% construction time, development cost più un building, 0,5 prosperità, la miniera d'oro crolla con 25% di probabilità in meno. Tutto buono, posso fare una dieta. Malinalco, tax, manpower, impossibile. Invece Xocotla, qui lo sviluppiamo. Qui mi sa che c'era il coso dell'encourage development, quindi lo facciamo subito. 130 Ducati. Con sti soldi che si può fare? Con sti soldi che cosa si può fare? Sayul Tegas. Sayul Tegas ci vuole il mercato, Sayul Tegas, eh. Poi Kowa Will Telco, ok. Ah, l'avevo appena colonizzato. Local trade power più 10. Beh, mettiamoci pure un marketplace. Insomma, te dà più 5 del mercato. Ok. E poi l'arte non conviene, secondo me. Quindi gli altri mi tengo i soldi per fare cose un po' più importanti. I selvaggi mi hanno attaccato, io li ammazzo. Qui direi di fare... Porto a 14 tutti i ragazzi. Comunque adesso la manpower arriva, Muove manpower arriva. Ci siamo. Todonak e Yogodan continuano a fare stronzi. Vabbè, ma piano piano iniziamo a arrivi a tutti, Piano piano iniziamo a arrivi a tutti. Mo tra poco mi cominciano a ridare il tributo tutti. Oh, le altre cose non si possono fare, Nel 94 a giugno si può fare questo qua. Ciorti, finita la tregua. Ma Ciorti so io. Ok, quindi è posto così. Chi è? Itza in vassallo, va bene così. No Mox Cell, l'imperatrice. Montezuma, 75 anni. Manco in Europa, campione a 75 anni. Boss, Montezuma invece sì. Oh! Il Messico mi ha fatto un claim. Cioè, la Spagna mi ha fatto un claim sul Messico. Ok. 7 di Doom. Ragazzi, poi qui dobbiamo fare la magia per non morire con gli spagnoli, Qui, ragazzi, rischiamo. Secondo me qui si rischia. Ci hanno fatto il claim, secondo me mi attaccano. Quindi qui stiamo già a rischiare. Famo altri due soldati. Ok, come mancano altri due, poi famo pure due cavalli. Così abbiamo per ogni esercito, quindi così abbiamo almeno qualche numerello interessante. Io con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. A presto!